Tutto bene, pronti a casa? Avete preso il tubo dell'aspirapolvere? Sì. I concorrenti possono avvicinarsi al centro della loro console dove riceveranno dagli ispettori di studio mansioni per prendere tra le loro mani il tubo dell'aspirapolvere. Prego, Annalisa. Posso dire. No, volevo dire una cosa. Innanzitutto volevo fare i complimenti a Silverio perché la gravatta sopra la tuta non l'ha mai vista, però è bella. Hai capito, la Minetti coglie tutti i dettagli. Scusate, siete pronti? Ma però volevo dire una cosa importante. Chiamate la vicina, chiamate vostro marito o la vostra nipotina o vostra figlia o figlio, perché lavoreremo anche in coppia. Scusa, siccome Matteo Terelle non ragiona... No, serve un tubo o due? Terelle, scusami, no? Adesso se uno, tu sei con... ne serve due, uno. In totale due. Vai. In totale Matteo, due. Matteo, mi stai a far perdere secondo tempo. Secondo te, però, Terelle... No, scusa. Che devi fare? Terelle... Ti do i tuoi punti, Matteo. Terelle... Vivi sereno, Matteo. Aspetta, vieni, un attimo. Dai. Terelle, devi ragionare. Allora, no, perché io quelli che non ragionano non li capisco. Tu te sei fatto il giro dell'A. Così hai passato lì le camere e sei andato a prendere il tubo di Lucia. Quando ce l'hai qua? E te l'hanno detto gli ispettori in studio. Ma avevano detto uno prima. Matteo, vabbè. Minuti preziosi, Terelle, Matteo. Vabbè. Ti voglio più confidenziale. Dai, Matteo, che manca 10 minuti. Su. Allora, io, Annalisa, io ti lascio fare la tua rubrica. Mi raccomando. Non me lo uccido. Parte tutti in tuta! Che ci faccio? Come vi dicevo, lavoreremo in coppia. Quindi, siccome io sto da sola, chi ha i tubi chiaramente userà due tubi perché sono due persone, uno di fronte all'altro, mi raccomando. Ma in questo caso, siccome sto da sola e non è carino e non voglio usare il tubo perché molti a casa il tubo non ce l'hanno, allora usate la corda degli accappatoi. E Alessia, tu che hai la maglia bianca e verde, vieni, va. Mettetevi uno di fronte all'altro. Tieni, Ale, questo è tuo. Voi invece userete il tubo, perché chi ha il tubo userà il tubo. Siete pronti? Andiamo a fare un piccolo check-up, eh? Ci ricordiamo un pochino che cos'è la mobilità e quanto è importante. Quindi braccia lungo il fianco e facciamo braccia avanti e giù. Avanti e giù. Avanti e giù. Avanti e giù. E adesso invece andiamo, dopo aver mobilizzato le nostre spalle e riattivato la circolazione in questo distretto, andiamo a fare una piccola torsione con oscillazione di qua e torno. Vai, da una parte e dall'altra. Da una parte, guarda che c'è qualcuno che uccide dietro, vi uccido? Non mi fate lo scherzo che mi tirate la corda, eh? Vai. Daniele? Si va, ultimo torno, mani con il vostro tubo sulla cresta iliaca, sulle creste iliache, e andiamo, attenzione, tirate bene il tubo sull'addome e portiamo le ginocchia al petto. Carolina, no al petto, tu flessione gamba, ginocchio avanti, ok? Così andiamo a muovere un pochino la nostra anca e le nostre ginocchia. Vai, su, su. Carolina, non tanto ampio, eh? Non devi arrivare al petto. E Daniele, no così! Non ci arrivi tu, è la gamba che va al petto. Vedi che c'ha gli occhi anche dietro? Ti spezzi. Mi spezzo. Ok, scendiamo giù. Il check-up è finito, ragazzi. Ora, per capire qual è la giusta distanza col nostro compagno, ci stringiamo la mano. Alessia, prego. Piacere, Annalisa. Siamo perfetti. Tutto bene? Sono molto felice. Questa è la distanza. Dammi un tuo capo e prendi uno mio. Prendiamo i nostri accappatoi o tubi dell'aspirapolvere. Facciamo in modo che siano abbastanza tesi, in tensione. Braccia lungo i fianchi e facciamo delle torsioni. Vai. Non vi uccidete, non fatele troppo. Attenzione, voglio una piccola oscillazione sulle gambe. Quei piccoli piegamenti tipo autobus, vedi? Questo, vai, vai, piano Alessia, attenti, ragazzi, musica, musica! Lucia, sei molto bravo, vai Matteo! E, vi piace questa musica? Fatevela piacere! Attenzione, fermiamo le gambe, fermiamo le braccia, da questa posizione, sempre col mio passo normale dei piedi, andiamo a braccia in fuori e giù e mi lasciate leggermente piegate le gambe, per favore,
che dico A e sono boomer, i Z dicono A. Attenzione, proviamo, eh. Boomer, A! 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 Assorata! Attenzione! Basta, basta! Sembra... Oh. Ragazzi, sembrate dei gabbiani! Alto e giù! Alto e giù! L'hai perso? Alessia, Alessia! Attenzione, iniziamo da capo! Braccia lungo i fianchi! Attenzione, braccia in fuori, alto, su e giù. Su e giù. Brava, Carolina, piano piano. Su. Attenzione! Non vi picchiate da soli con la tubo dell'aspirapolvere, eh? Tre. Che fare, Stuccia? E? Restuccia! Vieni, vieni, Restuccia, vieni qua. Attenzione, giù le braccia. Restuccia, Restuccia, sì. Sdraiati qua, lungo qua. Ti voglio sdraiato ai nostri piedi. Sdraiato come? Così. Dai. Così? Sì. Tu intanto fai le flessioni. Attenzione, adesso andiamo. Ragazzi, ascoltatemi. Non perdete la concentrazione. A. Piegamento. Vai, con braccia in fuori e Restuccia. Sì, ce la faccio, ci sono. Ce la fai? Sono presente. Restuccia! 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 Vai! Restuccia, vai, vai! Come vai? E su e su. Anche il tubo dell'aspirapolvere può diventare un attrezzo ginnico. Oggi ci siamo adoperati a muovere e a creare in qualche modo il nostro corpo più... Non io, Madonna. No. La passeggiata di salute. Sì, di salute. Sì. Abbiamo fatto quella che fondamentalmente chiamiamo efficienza motoria. Sapete, stavo pensando a una cosa. Sì. Siccome mi manca soltanto la tesi e poi sarò ufficialmente laureata in scienze motorie, vorrò aggiungere nella mia tesi questa esperienza televisiva, perché sono convinta che se si usa la giusta terminologia delle scienze motorie, anche a casa possono comprendere in modo sicuro il movimento. Annalisa Minetti, tutti in tuta! Ah, bella, ma io non ho parole. Allora, non ho veramente parole. La Restuccia. Anche io perché... Posso? Luigi, so che questa cosa è una cosa che sicuramente a cui tieni molto e quindi lo faccio con veramente tutta la consapevolezza di poter condividere anche il tuo pensiero. Ho ricevuto molti messaggi e ringrazio veramente tutte le persone che si sentono in qualche modo coinvolte in questa rubrica, che dicono di non essere coinvolti soltanto a livello motorio, ma che si sentono parte di una famiglia, e questo è merito tuo. Quindi grazie a Pierluigi che ha creato la famiglia di Bella Mar. Ma questa famiglia... può vantare la presenza di una signora incredibile. Carolina, vieni qua. Carolina! Carolina in tuta! Carolina, quanto ti diverti a fare gli allenamenti? Microfono. Tanto, tanto, tanto. Cosa oggi hai imparato a usare? Il tubo dell'aspirapolvere. Sì, che aspirapolvere. Bella grossa. Ma grossa cosa? È il tubo. Il tubo è grosso, eh! Buon Tagnari! Scusa, ragazzi. Ma che programma è? È il tubo! Quello che cos'è? Cioè, ma tu scusa, non, cioè, il tubo che è quello che cos'è? È scusa. Anche fluorescente, capisci? Cioè, questa è proprio gnocca seria, eh? Aspetta un attimo. Sì. Annalisa, dammi una mano. Già nella Repubblica Autonoma è una follia. Dico, ma col manico della scopa? Non l'ho fatto perché non avevo il manico. Non aveva il manico. Non c'hai una scopa a casa? Sì, lo faccio a casa. Dico la prossima, l'hai imparato? L'ho imparato e di che maniera? Io scopo. Guarda che lei non è... Lei è... Io sono una casalinga. Adulta. Carolina, a casa c'hai un sacco di fan che si chiamano super adulti dell'Accademia. Gli saluti? Di ciao, super adulti. Ciao, super adulti. Grande, Carolina.
Ma